Si tratta di un episodio grave, ancor più perché l'attore di questo è un poliziotto. Noi siamo sempre stati particolarmente rigidi nei confronti dei comportamenti, meno che rispettosi delle regole del vivere civile e soprattutto del rispetto nei confronti delle persone e delle fasce deboli. Sono durissime le parole di Roberta Frangiosa, commissario della polizia di Viareggio, dopo l'arresto dell'agente 55enne fiorentino in servizio in Versilia, fermato per atti persecutori aggravati da futili motivi, lesioni aggravate e furto. A denunciare tutto la fidanzata dopo essere finita al pronto soccorso. Per un post su Facebook, il poliziotto, accecato dalla gelosia, l'avrebbe insultata, picchiata e costretta a inginocchiarsi ai suoi piedi. Sempre per gelosia, la donna sarebbe stata minacciata anche con una pistola. Il poliziotto avrebbe fatto presente alla fidanzata che una sua eventuale denuncia sarebbe caduta nel vuoto grazie alle sue conoscenze, atteggiamento da cui il commissariato di Viareggio ha preso fermamente le distanze. In questo caso abbiamo ancora una volta dimostrato che il fatto di indagare su un nostro collega non ci rende parziali, anzi, abbiamo assunto una posizione molto dura in questo caso. Credo che abbiamo dato una dimostrazione, anche se non credo che ce ne fosse bisogno, di equanimità.